Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sull'ultima release di Tableau, la 2020.2. In questo video ci focalizzeremo principalmente sulle set action e come sono state ottimizzate per rendere la nostra visualizzazione ancora più interattiva. E per spiegarvi il vero potere di queste nuove release, vorrei farvelo vedere in modo pratico tramite questa dashboard. Qui cosa abbiamo? La differenza di prezzo delle case a Londra per i vari cap, mostrate su un livello di colore dal più basso, arancione, fino al più alto. E già così è abbastanza esplicativa. Possiamo vedere che sulla destra ci sono le case più economiche, mentre verso il centro e verso la sinistra quelle un po' più costose. Ma la vera potenzialità di questo tool, che sono le set action, ci permette, schiacciando sui vari distretti, di vedere come questo prezzo si ripartisce per creare una nuova differenza che va poi a colorare tutta la vista in base alle differenze di prezzo che ci sono con i cap selezionati. Questo tool è veramente potente e da questa nuova release ci permette di farlo grazie anche a un pannellino di controllo simile a un filtro che possiamo controllare da qui. Ma per farvi vedere la vera potenza di questa dashboard andiamo ora a ricreare insieme. Perciò apriamo un nuovo foglio e colleghiamoci alla nuova base dati. Io ce l'ho qui, è un extract di Tableau, un hyper, perciò andiamoci subito a collegare. Da qui sembra che sia tutto a posto, perciò andiamo subito al nuovo foglio. Ok, possiamo vedere subito che Tableau ha riconosciuto come ruoli geografici il postcode e il postcode area. Però io ho già provato questa base dati e so già che facendo più clic sul postcode, Tableau non riconoscerà nulla. E questo perché? Perché in pratica, se andiamo qua a vedere modifica posizioni, scopriremo che il modo in cui sono scritti questi postcode non sono il modo ufficiale in cui Tableau li riconosce. Ma so anche che il modo giusto per riconoscerli è usare l'outcode. Perciò andiamo subito a cambiare il ruolo geografico e trasformiamo quest'ultimo in CAP, codice postale. Dopodiché sostituiamolo all'outcode e portiamolo in dettaglio. Siamo sempre non conosciuti, però andiamo di nuovo su modifica posizione e questa volta vediamo che il mio paese è settato su Italia. Facciamo nessuno e vediamo subito che gli ultimi che non riconoscerà sono solo due. Ce li riporterà su una mappa come punti. Per prima cosa andiamo a fare qualche modifica al formato, perché a noi interessa una mappa. Perciò andiamo subito sugli indicatori e trasformiamoli in mappa. Ok, adesso ha preso una forma più riconoscibile. Dopodiché andiamo subito su colore e trasformiamo i bordi in bianco per renderli più visibili. E diminuiamo l'opacità circa al 70%. Dopodiché portiamo il prezzo in colore e vediamo subito come esso sia abbastanza comprensibile. Però noi usiamo sempre una scala di colore divergente che ci permette di vedere sia dal basso che dall'alto. Facciamo ok e vediamo che adesso è già più riconoscibile. Ok, perfetto. Adesso andiamo avanti. Per prima cosa andiamo a fare alcune ultime modifiche di formattazione per rendere la mappa più chiara. Perciò andiamo di nuovo su mappa, livelli mappa, andiamo ad aggiungere come punti ancora le strade, e i confini e città per far vedere i nomi anche dei posti confinanti. Ok, adesso chiudiamo questa finestra. E per prima cosa andiamo ad aggiungere l'outcode come etichetta o label. Vedremo che si creerà una vista un po' affollata, perciò andremo su etichetta e andremo a selezionare selezionato, in modo che sarà visibile solo quando cliccheremo. Ok, adesso andiamo a creare il nostro primo set, che sarà utile per il resto dell'analisi. Quindi andiamo su outcode, facciamo crea, set o insieme in questo caso. Lo chiameremo Outcode set e per ora faremo usa tutto. Ok,
e lo lasciamo lì per ora. Dopodiché andremo a creare alcuni calcoli. Iniziamo con il primo, che chiameremo selected price. In pratica, questo ci permetterà di selezionare uno dei cap e vedere qual è il prezzo selezionato grazie al set che abbiamo creato. Quindi scriviamo se selezioniamo il nostro outcode set, allora dovrei dirci il prezzo. Fine. E il primo va bene così. Ok. Dopodiché andremo a creare un altro calcolo, questa volta leggermente più complicato perché dovremo usare una LOD, e lo chiameremo Average Price Selection. E faremo una LOD, un'espressione a livello di dettaglio, con un exclude. E andremo a escludere gli outcode, non il set, proprio il nostro outcode, due punti, e scriveremo Average del nostro price, selected price. Chiudiamo le graffe e facciamo ok. Perfetto, tutto procede. Adesso andremo a creare l'ultimo calcolo, che sarà la nostra differenza dalla media, che ci permetterà appunto di cambiare il colore. Lo chiameremo difference from average e scriveremo average price meno l'average del price for selection, che è quello che abbiamo creato prima. Facciamo ok e adesso iniziamo a costruire la view, che è la parte più divertente. Per prima cosa, per contribuire a creare la dashboard che vogliamo, possiamo finalmente aggiungere al colore la differenza di prezzo che poi vorremmo cambiare con il prezzo totale che per ora abbiamo lasciato. Quindi per ora il prezzo lo mandiamo in tooltip, la mappa tornerà blu, ma noi finalmente potremo aggiungere la nostra difference from average in colore. Potete vedere che per ora, fino a che clicco, non succede ancora nulla. Ma è una questione di tempo, dobbiamo semplicemente aggiungere le nostre action. Dopodiché andremo ad aggiungere di nuovo in tooltip gli altri valori che abbiamo comunque creato prima, cioè il nostro selected price e il nostro average price for selection. Quindi facendo hover col mouse potremo vedere che il nostro average price for selection, che è la LOD che abbiamo creato, è la media totale del prezzo delle case. Il prezzo è lo stesso del selected price per ora ed è il prezzo di quel distretto, e la difference from average è appunto la differenza che noi vorremmo mostrare col colore. Quindi andiamo un attimo a cambiare qua da somma a media, visto che stiamo parlando di media. E possiamo procedere appunto alla creazione della nostra dashboard, perché è quello che ci interessa principalmente. Ah, un'altra cosa importante che ho fatto è stata cambiare qui il colore per renderlo più proporzionato, mettendolo da meno 500.000 a più 500.000, in modo da comunque renderlo più insightful, diciamo più interessante da vedere e più facile a occhio a vedere le differenze. Quindi facciamo ok e facciamo nuova dashboard. Rilasciamo il nostro foglio 2 dentro, trascinandolo con un drag and drop, e vediamo che la vista è esattamente come ce l'aspettavamo e come era nel foglio. Una piccola aggiunta che possiamo fare è il cambio del titolo. Io l'ho già preparato e andrò a scriverci il mio. Voi potete scrivere più o meno quello che preferite. E qua in Average Price in Selected Region andremo ad aggiungere, tramite il pannellino inserisci, la misura che ci interessa a noi, che è l'attributo Average Price for Selection. Lo mettiamo in grassetto, magari in corsivo,
così è più interessante. E facciamo ok. Vediamo che ancora, però schiacciando sui vari distretti nulla cambia. E questo è perché dobbiamo ancora impostare la nostra set action. Quindi, come fare? Torniamo in questo momento di nuovo, nel nostro foglio e andiamo a prendere il set che abbiamo creato prima e mettiamolo in filtri. Bene. Adesso andiamo a mostrare interni e interni al set. Facciamo usa tutto per renderlo dinamico e comunque preoccuparcene direttamente dopo con la nostra set action. Facciamo ok e vediamo che di nuovo nulla cambia. E questo perché dobbiamo semplicemente tornare nella nostra dashboard. Tanto nascondiamo il nostro foglio e andiamo a creare la nostra set action. Quindi andiamo su dashboard, azioni e aggiungi azione. Quello che vogliamo, è un'azione set, ma come possiamo vedere ce ne sono molte altre. Filtri, evidenziatori, azioni che mandano URL su Google, modifica i parametri e molto altro. Quindi facciamo set selezionato. Lo lasciamo su seleziona, foglio 2 va bene. Ci assicuriamo che l'origine dati sia quella che stiamo usando, questa per me va bene, e che l'insieme selezionato sia quello che abbiamo messo nei filtri, cioè il nostro opcode set. Quando viene eseguita l'azione, va bene, questo assegna i valori all'insieme e aggiungi tutti i valori all'insieme. Perfetto, possiamo fare ok. La nostra azione viene aggiunta al nostro pannellino delle azioni e facciamo ok. Adesso, cliccando, possiamo vedere come il background cambia a sua volta. Anche se è molto opaco, possiamo vedere che la nostra set action sta funzionando anche dal cambio di numero che vediamo qua, che cambia quello che selezioniamo e cambia anche il nostro titolo. Bene. Un'altra cosa in più che possiamo aggiungere, molto importante ed è anche motivo dell'ultima release, è che dalla nostra freccetta delle altre opzioni sul foglio, questa scelta di set non la possiamo controllare solo dalla mappa selezionando il cap che ci interessa, ma possiamo addirittura trasformarlo come una selezione da un pannellino dei filtri. Infatti, da questa nuova edizione avremo anche i nostri insiemi qua. E potremo scegliere Outcode Set. Benissimo. Adesso vedete che è tutto selezionato. E magari cambiamolo in valore singolo elenco discesa, che è un pochino più ordinato. A noi interessa vederne sempre uno alla volta, quindi dire che elenco singolo va bene. E andiamo a vedere come appunto funziona. Noi scegliamo il nostro e vedremo che sarà selezionato qui. Ma questo funzionerà anche al contrario perché potremo andare qui e sceglierlo e cambierà anche qui. Però cosa succede ancora? Quando noi clicchiamo, il cambio di colore è solo nel background e questo non ci permette di capire il contesto allo stesso modo, come se non venisse non evidenziato. Perciò dobbiamo fare un'ultima cosa. Torniamo sul nostro foglio e andiamo a creare un piccolo trick per fare in modo che alla nostra selezione, al nostro click sul distretto, la mappa non venga opacizzata nel background. E come fare? Abbiamo bisogno di un campo normalissimo, una stringa, da collegare a una highlight action che io in realtà ho già pronta qua. Ma andrò a crearmene una nuova giusto per il processo e farvi vedere come funziona. Quindi andiamo a fare un nuovo campo calcolato che chiameremo evidenziatore e andremo a scrivere semplicemente, tra virgolette, quello che vogliamo, evidenziatore. Il calcolo è valido e facciamo ok.
Adesso viene aggiunto tranquillamente nelle nostre dimensioni e quello che dobbiamo fare noi è semplicemente aggiungerlo alle nostre colonne in modo che sia indirizzabile da un action. Esso apparirà appunto qua in alto, ma noi lo nasconderemo togliendo la nostra intestazione e la view rimarrà esattamente la stessa. Perciò torniamo sulla nostra dashboard. Vediamo che al click non è ancora cambiato nulla. Ma quello che dobbiamo fare adesso è creare una nuova azione. Perciò andiamo su Dashboard, Azioni, e andiamo a fare Aggiungi azione. Stavolta vogliamo creare un evidenziatore. Quindi facciamo Evidenzia. Lo chiamiamo Evidenziato. Evidenziato va bene. Seleziona va bene, il foglio di origine foglio 2 va bene, il foglio di target destinazione foglio 2 va bene. Quello che dobbiamo fare è andare su campi selezionati e scegliere appunto evidenziatore. Facciamo ok, vediamo che la nostra azione è stata aggiunta nel nostro pannellino delle azioni e facciamo di nuovo ok. A questo punto andiamo a cliccare di nuovo in uno dei nostri distretti. Possiamo vedere che la selezione va a buon fine, ma la mappa rimane normale senza opacizzarsi nel background. Ed è esattamente il risultato che volevamo noi. Direi che questo è veramente un'ottimizzazione importante a livello di interazione delle dashboard, perciò sono molto felice che questa opzione sia stata rilasciata in questa nuova release, la 2020.2. Spero che voi potrete godervi tutte le altre nei prossimi video.